E finalmente è arrivato il momento in cui abbiamo deciso di salvare il pianeta. Le parole di Barack Obama rendono con chiarezza quanto sia importante la notizia che Cina e Stati Uniti, due paesi che inquinano di più, abbiano finalmente firmato l'accordo di Parigi COP21 sul cambiamento climatico. Da Hangzhou, dove domani si apre il vertice G20, l'inquilino della Casa Bianca e il presidente cinese Xi Jinping hanno dunque spiegato al mondo che le due superpotenze hanno detto sì al trattato che punta alla riduzione dei gas a serra e quindi al contenimento del riscaldamento globale della Terra. Una risposta, spiega ancora Obama, a quelle nazioni che invece devono ancora effettuare questo passo, atto indispensabile per evitare ulteriori ritardi. Un ruolo da leadership, quello di Stati Uniti e Cina, rivendicato dai due presidenti che hanno simbolicamente consegnato i rispettivi documenti di ratifica al segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon. Xi Jinping, dal canto suo, ha ricordato l'importanza di questa azione congiunta che potrebbe portare all'operatività dell'accordo di Parigi entro la fine dell'anno, molto prima dei tempi inizialmente previsti. L'obiettivo, molto ambizioso, è quello di bloccare la crescita della temperatura ben al di sotto dei 2 gradi e nel contempo di alimentare un fondo annuo da 100 miliardi di dollari per il trasferimento delle tecnologie pulite nei paesi che non sono in grado di fare da soli il salto verso la green economy.